l'importante è il 21-27. Parlare di due cose, il 21-27, come recupereremo i ritardi, questo è un punto molto importante. L'altro punto importante è di vedere per il post-27 come si riformerà, come ridefiniremo la politica di coesione, perché in ogni caso dobbiamo prendere un po' le lezioni del passato, anche del ritardo che abbiamo sul 21-27, per vedere cosa si può fare meglio. Un paio di idee ne abbiamo. Quali sono? Un'idea importante che abbiamo incorporato nella programmazione 21-27 è una grossa azione per la capacità amministrativa nel sud, in particolare, praticamente solo nel sud. Questo ancora deve materializzarsi, siamo a livello della programmazione che abbiamo più o meno chiusa, adesso bisogna metterlo in pratica, ma è comunque, penso, è un tema che conosciamo da tempo, che è un fattore molto importante, limitativo, molto importante, su cui non abbiamo agito nel passato, abbiamo agito ma non in modo molto comprensivo, coerente. Adesso è la prima volta che abbiamo messo veramente a disposizione più di 1 miliardo per aiutare organismi intermedi, beneficiari, comuni, quant'altro, specificamente solo nel sud, per migliorare le loro capacità attuative. Perché quando noi parliamo di ritardi, il ritardo non è qualcosa che viene dal cielo perché vuole essere un ritardo, vuol dire che sul terreno qualcuno, un comune, un altro beneficiario, non riesce ad attuare il suo progetto. Perciò arriviamo alla fine con un buco ancora così importante. Su questo bisogna agire.